l'ingresso non riguarda solo gli studenti di quella scuola o gli studenti del Sud, ma riguarda tutti noi. Poteva accadere a chiunque. Detto questo, vorrei ricordarvi quello che diceva Antonio Caponnetto, famosissimo magistrato italiano. La mafia teme la scuola più della giustizia. La mafia prospera sull'ignoranza della gente, sulla quale può svolgere opera di intimidazione e di soggezione psicologica. Solo così la mafia può prosperare. L'istruzione taglia erba sotto i piedi della cultura mafiosa. Noi siamo il futuro e noi dobbiamo fare in modo che tutto ciò che è successo anni fa e in questi ultimi giorni non succeda più. E uno dei migliori modi per farlo è protestare, studiare, essere persone migliori. Chi non lotta può perdere, chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Oggi abbiamo tutti, più o meno tutti, una fascia nera attorno al braccio in segno di lutto. È il nostro modo per ricordare la studentessa Melissa Bassi, 16 anni, vittima di un vile attentato senza un motivo apparente, e dei 7 ragazzi feriti, coinvolti nell'esplosione delle 3 bombe nei Cassonetti. È la prima volta in Italia che un attentato viene fatto con l'obiettivo di coinvolgere masse di studenti. Alla moglie di Falcone è intitolato l'Istituto Professionale di Brindisi, che aveva vinto un premio per la legalità. Le indagini porteranno, speriamo, al più presto all'identificazione del colpevole, per capire se l'attentato sia di matrice politica, mafiosa o più semplicemente un gesto di uno squilibrato. Noi comunque vogliamo manifestare contro ogni tipo di violenza, da qualunque parte essa provenga. A tale proposito vi invito tutti a partecipare alla manifestazione che si terrà il 23, mercoledì 23, in occasione del ventennale della morte di Giovanni Falcone, assassinato insieme alla moglie e alla sua scorta il 23 maggio 1992. Si è deciso di non associare l'evento ad alcuna associazione o partito. Si tratterà di una manifestazione di studenti che sentono oltraggiato il loro ruolo e il diritto stesso di esercitarlo, a prescindere da ogni schieramento. L'appuntamento è alle 11 in piazza 4 novembre a Perugia. Anche nella nostra scuola gli studenti sono in lutto, dalla parte delle vittime vicini a Brindisi.